nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro non ha adempiuto la legge. E infatti non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento. Si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Felice l'uomo pietoso che dona ai poveri. Felice l'uomo pietoso che dona ai poveri. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe. La discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Felice l'uomo pietoso che dona ai poveri. Spunta nelle tenebre luce per gli uomini retti. Misericordioso, pietoso e giusto. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Felice l'uomo pietoso che dona ai poveri. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Felice l'uomo pietoso che dona ai poveri. Alleluia. Se venite insultate per il nome di Cristo, perché lo Spirito di Dio riposa su di voi. Alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di fornire, di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace
di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia. Ciascuno di noi, sono sicuro, desidera e è impegnato a costruire bene la sua casa, la sua vita cristiana, il suo rapporto con Dio, un lavoro di ogni giorno per tutta la vita. Ciascuno di noi è impegnato certamente, ma dobbiamo essere intelligenti, ci dice il Vangelo, dobbiamo fare i conti, quali sono i mezzi, come dobbiamo prepararci, come dobbiamo operare per riuscire a costruire la nostra vita cristiana, il nostro rapporto con Dio. Oggi la parola di Dio ce ne indica uno che è molto interessante, che può aiutarci tutta la giornata, ricordarci che abbiamo sempre, costantemente, un debito da onorare nei confronti degli altri. Dice San Paolo, il debito dell'amore. Non dobbiamo aspettare a donarci, ad amare, a sostenere, ad andare incontro al nostro fratello perché lo merita. È proprio costituzionale dentro di noi il debito che abbiamo nei confronti dell'altro. Del resto è un po' la via di nostro Signore. Avevamo qualche merito noi perché il Signore, perché Dio pensasse al suo figlio in mezzo a noi uomo per la nostra salvezza. Non avevamo meriti, ma l'amore richiama un debito. Allora, se oggi durante la giornata riusciamo a fare anche un qualche piccolo passo ricordando che l'altro, quale che sia l'altro, chiunque, nei confronti dell'altro ho un debito da onorare, un sorriso, un piacere, un aiuto, noi costruiamo, mettiamo un altro mattone nella costruzione del nostro rapporto con Dio e della nostra vita cristiana. Chiediamo al Signore che ci aiuti a fare quei passi che desidera da noi oggi.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Questo sacrificio che la Chiesa ti offre, Signore, salga a te come offerta pura e santa e ottenga a noi la pienezza della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre e in ogni luogo. A te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, gli stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente
Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Pio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tua è la regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nel nome del Signore Gesù scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore.
come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. O Gesù, quanto sei buono, quanto amore nutri per me. Ti ringrazio nel gran dono che mi hai fatto re, nei re. Ti ringrazio. Preghiamo. Continua in noi, o Dio, la tua opera di salvezza, perché i sacramenti che ci nutrono in questa vita ci preparino a ricevere i beni promessi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace e buona giornata. Rendiamo grazie a Dio.
Sì, lodato Gesù. Guardiamoci da un difetto che è la distruzione della carità. Sapete qual? La curiosità. L'Apostolo diceva: non voglio sapere di altro se non di Gesù e di Gesù crocifisso. Quindi attendiamo seriamente a noi stessi, perché la curiosità è un difetto che distrugge innanzitutto la carità, ci fa perdere la pace con noi stessi, rompe i vincoli della carità con il prossimo e le conseguenze ognuno le può misurare, perché chi più e chi meno abbiamo assistito in vita nostra a queste tristi conseguenze della curiosità. Perciò non vogliamo sapere di altro se non di Gesù e di Gesù crocifisso. Poi tutto il resto non ci deve importare proprio nulla. Una sola cosa ci deve importare, quella di aver cura di noi e del prossimo nostro. Tutto il resto come se non esistesse affatto per noi. Adesso mi impartisco la benedizione, la più larga, da parte di Dio, non soltanto a voi presenti, ma a tutti coloro che vi stanno a cuore, alle vostre famiglie, ai vostri focolari, alle persone a voi care, ma in modo speciale ai poveri sofferenti. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia.